Allora, miglior 20ª edizione al ristorante Da Margherita di Elice del premio Il migliore biancazzurro, istituito dal periodico Cronache Abruzzesi e ideato dal collega Paolo Minnucci, insignito Gaston Brugman, premio della critica a Pippo Riccardo Maniero. Per l'uruguagio una stagione da incorniciare, seppur segnata dal grave infortunio al ginocchio durante il match col Siena dello scorso 10 maggio. Bello, bello il riconoscimento, devo ringraziare il Biancazzurri. È bello perché poi so che questo premio ha portato fortuna. 2 anni fa l'ho vinto quelli che stanno nella nazionale italiana, Verratti, Insigne, Immobile. Perché questa è stata la stagione della tua consacrazione, no? Possiamo dirlo. Sì, sì, quest'anno mi ha girato tutto bene fino al punto dell'infortunio, però va bene, tornerò più forte, quindi non c'è problema. Tornerai più forte di prima e ne siamo convinti. Rivisitando quel momento, quello è stato un infortunio particolare, se vogliamo, sei caduto male, insomma. Sì, praticamente una palla che era persa e io non la volevo perdere. Alla fine ho fatto quel sacrificio in più e poi purtroppo mi è rimasto il piede bloccato. Adesso ti riposi un po', tanto no, ci sono le vacanze. Certo, certo. No, penso... Saranno vacanze attive perché comunque no, hai cominciato la rieducazione? Oppure... Sì, ora sto a fare a casa, fra 2 settimane vado a Pavia, un centro sportivo che mi fanno tutta la riabilitazione, quindi sono contento perché so che 24 ore stanno su di me. Dai 4 ai 6 mesi? Dipende da come reagisci. Sì, tu. Sì, però mi hanno detto massimo 6 mesi, quindi pensiamo 6 mesi, poi si torna prima, meglio è. Basta i rimpianti, ora pensiamo positivo che manca poco per tornare. C'è invece un rimpianto per quello che avrebbe potuto essere questa stagione? Parlo in generale della squadra. Ah, certo, siamo partiti che... Sembrava che spaccassimo il mondo. Dopo la tempesta sempre arriva il sole, dicono. E quindi vediamo il prossimo anno che di sicuro sarà questo l'anno nostro. Intanto ci sono i mondiali, li vedrai in TV. Sì, sì, certo. Se ci sono i mondiali, sempre ti farò Uruguay. Mi pare logico. Però di sicuro passerà Uruguay-Italia. Senti, visto Verratti l'altro giorno con l'Irlanda, che te ne parli? Sì, no. Mi è sempre piaciuta la sua personalità, la sua tranquillità. È un giocatore già formato, cioè un fenomeno. Senti, il paragone diciamo che è improponibile perché avete caratteristiche diverse, però tu sei sulla buona strada per quello che hai dimostrato quest'anno. Sì, guardiamo quello che ho fatto quest'anno, sì. Pure gli anni passati, però forse non avevo tanto la fiducia di una società, dei mister, e quest'anno ha girato. Però quest'anno ricordo che non era partita proprio benissimo sotto questo profilo. A luglio ricordo che eri un po' ai margini, forse dovevi andare via. All'inizio sì, mi hanno detto di cercare squadra, poi per fortuna è girata bene. Cioè sei stato bravo tu, hai avuto grande personalità a convincere dell'esatto contrario l'allenatore Marino. A me mi piacciono quando ti danno diciamo per morto, mi piace rivivere perché quelle sono la soddisfazione che ti dà il calcio. Paolo, perché il premio Brugman? Spieghiamolo. Ma è un giovane talentuoso, non lo diciamo noi, non l'hanno detto neanche i giornalisti locali, lo dice l'Italia intera che ha avuto modo di premiarlo nei giorni scorsi quale migliore espressione del calcio cadetto, quindi un giovane a cui auguriamo davvero le migliori fortune. Ha avuto un predecessore illustre, Marco Verratti, e sulla stessa sintonia d'onda, quindi le migliori fortune davvero di cuore da parte di tutta l'organizzazione del premio. Che parole, commoventi. Veramente, veramente belle parole. Un saluto ai tifosi che ci stanno guardando. I tifosi e bueno, il prossimo anno mi rivedete ancora in campo. Un saluto grande e grazie di tutto. Grazie, grazie ancora. Grazie.